iniziando la Santa Messa vi ho invitato a stare particolarmente attenti alle letture bibliche e al Vangelo, perché vi dissi che io andavo come alla ricerca di un tesoro, di una frase sola da commentare. Io mi auguro che con l'attenzione con cui avete seguito l'abbiate individuata questa frase. Gesù sta parlando ai suoi discepoli dopo la moltiplicazione dei pani, è il famoso capitolo sesto di San Giovanni, e quando questa gente gli dice: ma concretamente c'è qualche gesto, qualche azione che noi dobbiamo fare? Gesù, con stupore, mi ha sempre meravigliato questa frase da quando, da 50 anni la conosco, ha detto: l'unica opera che voi dovete fare per essere cristiani è che crediate in colui che Dio ha mandato, in Gesù. Capite, amici, che è fondamentale? Perché se noi dovessimo riflettere con della gente, chiunque, anche in casa nostra, qual è la cosa più importante da fare per essere cristiani, credo che ne sentiremo diverse risposte. Io sento tante mamme che, per difendere i figli, sa reverendo, mandi una bella benedizione a mio figlio. Volentieri, signora, ma suo figlio va in chiesa? No, però ci andava da piccolo. Ah, bene, signora. Fa il bravo, sa, non mi fa tribolare, fa volontariato, è un grande lavoratore. Cioè, le mamme, per difendere i loro figli, fanno bene, ma vanno a cercare tutto ciò che è buono umanamente, ma non toccano il rapporto del figlio con Gesù. Questa è l'opera unica: credere in Gesù che è stato mandato da Dio. Amici, capite che questo è un bel esame di coscienza anche per noi, eh? Riflettere che rapporto noi abbiamo con Gesù. Già due domeniche fa vi invitavo a rispondere a questa domanda: chi è Gesù per me? E in seconda battuta, chi è la Chiesa per me? C'è tanta gente, ormai è un ritornello che voi conoscete a memoria, ma anch'io sono un insegnante della fede, faccio come gli insegnanti a scuola, che ogni tanto riprendono certe tematiche perché si stampino dentro nella mente dell'alunno. La fede cristiana non sono i gesti, neanche il venire a messa, amici, neanche il battezzare un figlio, neanche fargli fare la prima comunione, se tutto questo non viene dal cuore. È per questo che magari d'estate si salta facilmente la messa, perché ero all'estero, ero in spiaggia, ero in vacanza, la chiesa era lontana. Già, se tu hai bisogno della medicina, prendi la macchina e vai a prenderla. E la messa un'altra volta. Il nostro rapporto con Gesù, amici, questa è l'opera: che crediate in colui che Dio ha mandato. Voglio fare un'altra applicazione oggi, perché avrete visto, spero, se prendete il foglietto, che sulla prima pagina
sta scritto che è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Don, non toccare questi tasti che sono tasti pericolosi. E io invece li voglio toccare. Perché ho cominciato questa messa facendo dentro di me una preghiera che condivido con voi, dicevo a Dio, Signore, manda, ti prego, grandi statisti, grandi politici, grandi economisti che sappiano affrontare questo tema della migrazione nella maniera competente, perché io riflettevo che questo è un tema che da sempre si svolge. I Lombardi sono figli dei Longobardi che venivano dalle pianure del Danubio. Gli Stati Uniti d'America sono un mix di non so quante decine di popolazioni. L'Europa stessa sta avviandosi a questo. Se in tante nazioni europee mancassero le popolazioni extraeuropee, le industrie tedesche chiuderebbero, le famiglie italiane metterebbero le mani nei capelli perché mancherebbero un sacco di badanti e così via. È un fatto storico, Signore, questo. Perché lo vuoi tu non lo so. Probabilmente tu vuoi cercare di arricchire ogni popolo, oltre che col suo timbro nazionale, anche con apporti di altre culture, in modo che venga fuori una popolazione, un mondo unito con tante ricchezze, faticose, dolorose, problematiche, ma io invoco il Signore che susciti dei grandi pensatori, dei grandi politici. Non tocca a noi, non tocca a noi, non siamo capaci, noi siamo capaci solo di fare affermazioni un po' al limite dell'ingiurioso, come mandare una volta le cannoniere a presidiare il Mediterraneo, la tomba dei popoli di oggi. Ma occorrono i grandi pensatori che sappiano come arrivare a governare questo che è inarrestabile. Non perché lo dico io, ma perché lo dice la storia. L'esercito romano, la cultura romana, aveva, per esempio, tanti neri che venivano dall'Etiopia, dalla Numidia, dal nord dell'Africa, per esempio. Le nostre nazionali sportive di ginnastica, di atletica, hanno popolazioni che non hanno la nostra pelle, che non sono nate in Italia e portano a casa medaglie. Scusate se la faccio un pochettino lunga, ma dobbiamo pregare, amici, perché chi ha testa, perché chi ha capacità, sappia governare questi avvenimenti. E infine atterro anche in casa nostra, perché questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. E questi sono nostri fratelli. Don, stai esagerando, tu dici? Non ha detto il Vangelo? Tutto ciò che avete fatto al più piccolo di questi miei fratelli l'avete fatto a me?
Signore, ti preghiamo perché tu susciti grandi uomini che guidino il mondo e tu susciti grandi cuori dentro di noi perché comprendiamo che ogni creatura è figlio tuo e quando tu ce li fai incontrare, tu possa insegnarci la strada giusta, corretta, buona, onesta, per rapportarci con loro e così sia.